Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con tutti nel pallone, la 36esima puntata della nostra trasmissione che volge ormai al termine, così come volgono al termine anche i vari campionati. Archiviata la Serie C con l'eliminazione della Crotone dai playoff di categoria, restano ancora in corsa la Serie B e la Serie D per quel che riguarda chiaramente le squadre calabresi, con Catanzaro impegnato nei playoff della Serie Cadetta e Reggio Calabria che affronterà domenica il Siracusa nella finale playoff di Serie D. Quindi soprattutto di queste due categorie, Serie B e Serie D, parleremo. Cominciamo con la Serie B che è già in campo questa sera perché si gioca la prima gara di questo preliminare playoff tra Palermo e Sampdoria, in campo proprio mentre siamo in onda, mentre domani sera alla Nicola Ceravolo il Catanzaro scende in campo contro il Brescia. Quinta contro ottava della stagione regolare, Vivarini contro Maranna, una sfida assolutamente avvincente con Catanzaro che avrà a disposizione due risultati su tre per centrare il passaggio al turno successivo. Ricordiamo che si gioca in gara secca. Al termine della gara, qualora il risultato fosse di parità, si andrà ai tempi supplementari. In caso di ulteriore parità ai tempi supplementari, passerà appunto il Catanzaro in virtù del miglior piazzamento in classifica. Chi tra le due formazioni, Catanzaro o Brescia, otterrà il passaggio al turno successivo, quindi alle semifinali, affronterà la Cremonese, mentre la vincente della sfida fra Palermo e Sampdoria affronterà il Venezia. Quindi playoff di Serie B che entrano finalmente nel vivo. A Catanzaro c'è grande fermento, chiaramente grande attesa per questa partita. Ceravolo al sold out per questo impegno davvero atteso, ma intanto noi andiamo proprio in casa giallorossa a sentire quelli che sono stati due giocatori, in un certo senso protagonisti, anzi assoluti protagonisti, della gara che ha chiuso la stagione regolare, la sconfitta interna contro la Samp, ossia Sala ed Oliveri, che ci raccontano un po' il clima in casa Catanzaro dopo la fine della stagione regolare, in vista appunto di quelli che saranno i playoff. Sentiamo i due giocatori giallorossi. Aspettavo questo momento da tanti anni perché avevo una voglia di tornare in Serie B dopo tanti anni e quindi sono contento. Ecco, grazie. Per me mi dispiace per la squadra, però cerchiamo di adesso rimboccarci le maniche, recuperare chi c'è fuori e fare questo mini campionato al meglio. Io sono uno che ama molto il gruppo portieri. Penso che quando uno deve fare il ruolo da secondo, deve far allenare bene molto il primo, cioè deve essere maniacale. Perché quando sono stato anch'io primo portiere, avrei voluto e ho avuto portieri in secondi che devono allenarsi molto meglio di me e far allenare bene molto bene. Quindi io con Andrea, secondo me è un portiere che stimo molto, un portiere con le caratteristiche proprio che a me piace, cerco sempre di metterlo a suo agio. Poi abbiamo due caratteri anche molto focosi, quindi certe volte cerco di calmarlo un po', però è dura, ecco, è dura star fuori quest'anno, anche l'anno scorso. Comunque ho avuto davanti un portiere comunque che ha fatto grandi cose, che sta facendo grandi cose, però questo è stato il mio ruolo e continuerò a farlo e poi si vedrà. No, ci sentiamo secondo me al di là delle ultime. Questa non la conto, però al di là della partita con la Ternana, che era una partita un po' ostica, comunque secondo me ci arriviamo bene ai playoff. Ecco. Cerchiamo di recuperare al meglio con questi 2 giorni liberi e la settimana, le energie e cerchiamo di allenarci molto bene, concentrati per affrontare subito la prima dei playoff. È ovvio che sono emozioni forti e belle soprattutto. Io sarò sempre pronto ad aiutare la squadra e a dare il massimo, in qualsiasi ruolo il mister mi voglia utilizzare, come ho dimostrato nelle ultime partite. E nulla. No, appunto, come diceva il mister, mi sono
scrollato di dosso un po' di negatività, un po' di polvere che durante l'anno purtroppo ho avuto. Ma ovviamente colpe non sto dando a nessuno, diciamo che è un po' di polvere che arriva da fuori, penso normale, dato che il minutaggio che soprattutto durante l'anno non è arrivato, sta arrivando nell'ultimo periodo. No, vabbè, a me non piace molto, a me è mai piaciuto molto paragonare situazioni, persone, insomma. La cosa che, tra virgolette, posso mettere in comune è il gruppo, che sono stati entrambi gruppi fantastici, ma sto parlando non in campo, fuori dal campo, a livello di emozioni, di persone. E chi lo sa, se dovesse davvero accadere, sono un talismano, non so che dire. E allora parliamo di questo impegno che attende il Catanzaro domani sera alla Nicola Ceravolo contro il Brescia, e lo facciamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Francesco Caruso. Buonasera Francesco. Buonasera Stefania, buonasera a voi tutti. Allora, dicevo prima di collegarmi con te di una partita che a Catanzaro si attende tanto, insomma c'è grande attesa, si va verso il sold out, insomma al Ceravolo, per questa sfida contro il Brescia, una sfida ricca di attese e di aspettative, una gara però alla quale il Catanzaro arriva senza eccessive pressioni, e questo può essere l'arma in più per la squadra di Vivarini. Probabilmente anche il Brescia, Stefania, arriva senza eccessive pressioni, perché la squadra lo scorso anno che meno avevano aspettative ad inizio anno, insomma, fra quelle arrivate nella post season. Beh sì, tra le neopromosse sicuramente, ma il Brescia, ricordiamo che lo scorso anno sul campo è retrocesso malamente, eppure è riuscito a rimettersi in sesto, è stata ridisegnata una squadra molto compatta, molto omogenea, e pur con il ritardo dovuto all'inizio del campionato per le faccende che riguardavano la presenza della regina o meno, la squadra è riuscita ad avere una sua fisionomia, una sua identità, ed ha avuto un comportamento tutto sommato abbastanza uniforme tanto in casa quanto in trasferta. È una squadra che ha delle caratteristiche diverse rispetto al Catanzaro, rispetto alla sua, diciamo, identità tecnico-tattica. Il fatto di giocare in casa sicuramente è un aspetto a favore del Catanzaro, che se non subirà gol nei 90 più eventuali più i 30 minuti dei supplementari, passerà il turno. Quindi il Brescia sarà costretto probabilmente ad avere un atteggiamento allergico al difensivismo, e quindi sarà costretto a prendere l'iniziativa. Diciamo che è una gara che il Catanzaro potrà ragionarci meglio su durante l'arco della gara, senza però snaturare, cioè senza doversi tassativamente chiudere indietro e aspettare gli avversari, perché altrimenti il Catanzaro tatticamente si snaturerebbe. Esatto, sì, e il Catanzaro non è squadra che sa aspettare, non è squadra che sa temporeggiare, ma neanche probabilmente che sa gestire il risultato, perché nel corso della stagione ha mostrato di vincere, di riuscire a vincere, vabbè, quasi sempre è vero, però soprattutto quando impone il proprio gioco, quando fa la partita, è nell'indole della squadra di Vivarini, insomma, far gioco e fare partita. Di certo non vedremo un Catanzaro attendista, anche perché, Francesco, il rischio in un certo senso giocare sul fatto di poter avere questi due risultati su tre a disposizione può essere davvero un rischio, insomma, un vantaggio da una parte, ma dall'altra rischia di diventare un boomerang, perché tante volte aspettare e gestire il pareggio fino alla fine può diventare troppo rischioso. Diciamo che il discorso della gestione del risultato è una cosa che bisogna pensare più al di fuori del campo, mi riferisco al pubblico, ai tifosi, a noi addetti ai lavori, ma chi va in campo sicuramente deve cancellare questa situazione. Ricordo che è vero che il Catanzaro è una squadra che segna tanto, ma che subisce anche tanto, e magari nel girone di ritorno su questo aspetto il Catanzaro è decisamente migliorato. Io credo che sia una partita abbastanza spigolosa, sarà una partita molto spigolosa in campo, non credo che sarà spigolosa per quanto riguarda i rapporti
rapporti tra le tifoserie, che sono animate, diciamo, da una buona amicizia. Quindi sarà in questo senso una festa dello sport, ma credo che le due squadre non debbano commettere l'errore di sottovalutarsi. Voglio anche aggiungere che nelle valutazioni di addetti ai lavori non riferibili alle squadre che partecipano ai playoff, il Catanzaro è indicato come una potenziale sorpresa di questi playoff. Il Venezia viene dato favorito, ma molti dicono occhio al Catanzaro proprio per il progetto di gioco e il progetto tattico dell'allenatore Vivarini. È chiaro ed evidente, insomma, sotto gli occhi di tutti che quello che ha mostrato il Catanzaro da un punto di vista del gioco in campo è probabilmente alla stregua, forse anche meglio in alcuni frangenti, di quello che ha fatto vedere il Parma, di quello che ha mostrato il Como. Sicuramente, assieme alle due squadre già promosse in Serie A, il Catanzaro è la squadra che ha fatto vedere dal punto di vista, ripeto, dal gioco, le cose migliori in questo campionato. Diciamo che probabilmente tra il lotto, scusami il gioco di parole, delle squadre dei playoff, il Brescia, la Samp sono squadre che, diciamo, sono da questo punto di vista meno appariscenti. Il Catanzaro invece è più appariscente, proprio è gradevole agli occhi vedere giocare il Catanzaro quando sa come imporre il proprio gioco, mentre danno la sensazione di essere più speculari squadre come la Samp o come lo stesso Brescia. Però c'è un aspetto, Francesco, da non sottovalutare. Finora il Catanzaro, in virtù di quello che è stato l'ottimo avvio di campionato che ha poi permesso di giocare un po' sul velluto, non ha mai avuto la pressione e l'obbligo del risultato. Questa di fatto è la prima gara nella quale, insomma, è chiamato a portare a casa il risultato. Specifico, nelle partite precedenti, anche qualora fosse arrivata una sconfitta, non sarebbe successo niente. Diciamo che quella di domani sarà la prima vera gara da dentro fuori per la formazione di Vivarini. Questo può influire in un certo senso. Ma guarda Stefania, in questo momento io penso che arrivati al punto in cui si è, diciamo che l'aspettativa minima, il minimo sindacale da portare a casa è arrivare alle semifinali. Dopodiché, secondo me, le carte in tavola cambiano, nel senso che il Catanzaro non avrà assolutamente nulla da perdere, avrà tutto da guadagnare. In questo caso, secondo me, in questa partita, probabilmente ci si rimarrebbe tanto, tanto male se il Catanzaro non riuscisse a passare questo turno. Quindi diciamo che l'aspettativa minima è questa, andare in semifinale. Poi Dio provvede e Maria prega, ecco. Sì, diciamola così. C'è anche da sfatare il tabù Brescia, contro cui il Catanzaro quest'anno non è riuscito a vincere. La sconfitta per 2-3 maturata poi nei minuti finali, insomma, un po' rocambolesca, al Ceravolo, il pareggio per 1-1 invece in trasferta. Quindi anche questo aspetto è da tenere in considerazione. In campionato il Brescia è riuscito a arginare quella che è la padronanza del gioco e la fantasia del Catanzaro. Diciamo che quel risultato dell'andata, soprattutto per le modalità con cui è maturato, è stata una pugnalata al costato praticamente per il Catanzaro. Però qui cambiano le cose, qui le dinamiche cambiano, i playoff, siamo in una situazione diversa, siamo in un periodo diverso, ci sono dinamiche diverse sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale. Probabilmente Vivarini e Maranna avranno nella loro mente qualche soluzione tattica, qualche soluzione alternativa da poter proporre per sorprendere l'avversario. Dispiace, quindi, scusa, stavi finendo? No, avevo terminato. Io ti volevo sentire anche su altro, perché dispiace, insomma, che il Catanzaro ci arrivi un po' con la coperta corta, perché gli infortuni di Guion, insomma, vabbè, che praticamente è mancato per metà campionato, ma quelli arrivati poi nelle ultime settimane di D'Andrea prima e Ambrosino poi hanno sicuramente ridotto al minimo le scelte nel reparto avanzato per Vivarini, soprattutto alla luce di giocatori di prestazione e della condizione di giocatori quali Donnarumma, Brignola, che non sono mai riusciti a raggiungere la piena condizione ad essere mai incisivi in questo campionato. Di fatto bisogna fare affidamento su quelli che sono Iemmello e Biasci lì davanti.
Ma comunque io penso che il Catanzaro, quando ha avuto qualche defezione, in ogni caso non è che sia uscito a testa bassa dal campo, è No, mai, sempre nessuno. riuscito a trarre il massimo. Certo, ci sono stati dei risultati che hanno, diciamo, sono stati episodici, sono stati abbastanza distanziati nell'arco del tempo tra una partita e l'altra. Per esempio, mi riferisco, che so, alla sconfitta di Piacenza contro la Feralpi Salò, piuttosto a qualche altro risultato deludente, negativo in trasferta. Per esempio la partitaccia persa ad Ascoli contro una squadra che ora si ritrova suo malgrado in Serie C. Diciamo che sono stati episodi abbastanza staccati nell'arco del tempo. Quindi comunque penso che ai playoff tutto si azzera. Anche quei gap, quei deficit che possono derivare dalle assenze o dalle defezioni, perché anche il Brescia non credo che sia a regime da questo punto di Sì, vista. anche il Quindi, Brescia avrà le sue assenze, insomma, e le vedremo sue quale alla fine assenze. peseranno di più, ma più che altro per il Catanzaro, per quello che riguarda le alternative, perché nel momento in cui la partita dovesse complicarsi, girandosi in panchina, lì davanti avrebbe poche alternative Vivarini. Per quanto riguarda la formazione iniziale, assolutamente no, perché i numeri di Iemmello e Biasci, insomma, sono, non dico sulla stessa falsariga di quello che hanno fatto la scorsa stagione in Serie C, però sono assolutamente encomiabili anche in Serie D, con i 15 gol dell'uno e i 10 dell'altro, assolutamente, insomma, ragguardevoli i numeri della coppia d'attacco del Catanzaro. Nulla da dire su Diciamo che questo. potremmo dirla così, no? Che Vivarini, quando un po' è accorto, girandosi alle sue spalle in panchina, fa un po' buon viso a cattivo gioco. Speriamo non Questa ci sia stessa questa situazione, necessità. se la trasferissimo a Stroppa, se la trasferissimo all'allenatore del Como, Roberts, o la trasferissimo tutto sommato anche all'allenatore del Venezia, loro si troverebbero in una situazione leggermente migliore. Ecco. Decisamente favorevole, sì. È chiaro che non è stata la panchina lunga la forza del Catanzaro in questa stagione, è stata sicuramente quell'impronta di gioco vivariniana che ne ha caratterizzato lo scorso campionato e questo campionato. Lo Tra poco spunto sentiremo le dichiarazioni di Vivarini. Sì, dicevi? di riflessione Sì. invece in una situazione contraria, cioè che si fossero trovati con un organico non numericamente perfetto, adeguato, Como, Cremonese o Sì. Venezia, avrebbero fatto lo stesso campionato del Catanzaro? Questo è uno spunto di riflessione per il futuro. Guarda, in alcune situazioni credo che la risposta sia anche facile da dare, perché è evidente che la forza di queste squadre non ce ne voglia il Como, perché il Como assolutamente ha strameritato la seconda posizione e quindi la promozione in Serie A, ma è evidente che ci sono stati giocatori che hanno trascinato la squadra, insomma, Cutrone su tutti, che hanno fatto la differenza e che si sono sobbarcati il peso di portare la squadra in Serie A. È chiaro che magari un'assenza come poteva essere quella di Cutrone a Como, non so che campionato avrebbe fatto, però insomma, stiamo parlando un po' con i se e con i ma. E con Ti Ima. voglio sentire prima di salutarti anche su quello che è stato il campionato del Cosenza, perché insomma, finita la stagione regolare, proprio col pareggio in casa del Como, i lupi salutano la Serie B 2023-2024. Con un pizzico di rammarico, perché il finale di stagione ha palesato quello che un po' era il pensiero di tutti, insomma, che questa rosa, che questo Cosenza potesse ambire a qualcosina di più rispetto ad una semplice salvezza. Ma è che la squadra rossoblu ha pagato, secondo me, in due significative strisce del campionato, cioè immediatamente dopo le sconfitte con il Il Catanzaro, Catanzaro. ha pagato E dazio ai perdonami, risultati. questo secondo te è un caso? È un caso che le strisce negative del Cosenza siano partite entrambe dopo le sconfitte col Catanzaro? È una risposta alla quale non saprei dare una diagnosi precisa, ti dico la verità. Comunque, sono dei dati questi qui. In ogni Oggettivi. caso, il Cosenza ha evidentemente fatto qualcosa molto di più rispetto allo scorso anno. È arrivata nella colonna sinistra della classifica. Ha avuto. Guardandosi allo specchio, se dovesse fare un'autocritica allo specchio, dico: ma guarda un po', io per 2 o 3 punti potevo giocarmela per fare i playoff. Ora, può essere che sia una diagnosi, quella degli effetti dopo le sconfitte con il Catanzaro.
Ma non è certamente soltanto questo che ha penalizzato il Cosenza. Tutino, per esempio, ha fatto 20 gol, ha colpito diversi legni. Anche un 30% di quei legni che si fossero tramutati in gol, probabilmente staremmo a parlare di una classifica diversa per la squadra del riconfermato Viali. Ora, che cosa succede per il futuro? Adesso c'è una scadenza, cioè che il presidente deve pagare dei soldini al Parma per riscattare Tutino. Se questa operazione andrà in porto, potrebbe, dal mio punto di vista, essere interpretata dall'angolatura di chi segue il Cosenza, quindi dall'angolatura della tifoseria, come a dire, beh, questo è uno step importante, allora vuol dire che il prossimo anno potrebbe essere costruito un organico che migliori la posizione ottenuta quest'anno. C'è da risolvere in casa Silana il problema non dell'allenatore, perché la panchina è stata coperta, quella della conferma o meno del direttore sportivo, e da lì ovviamente ripartiranno tutta una serie di situazioni che riguardano appunto l'organico per il 2024-2025. Sì, diciamo che deve essere la stagione della consacrazione, dell'affermazione per il Cosenza. Insomma, dopo una serie di stagioni ad arrancare nei bassi fondi della classifica, lo aveva detto il presidente nella scorsa estate, che voleva fare un passo avanti, che voleva puntare a qualcosa di diverso. Ora bisogna dimostrarlo ancora in maniera più concreta rispetto a quanto è successo quest'anno, perché quest'anno è solo in virtù di un finale di stagione importante che il Cosenza è riuscito a fare qualcosa di diverso. Ora serve davvero questo salto di categoria, lo merita la piazza, lo meritano i tifosi, insomma, è un atto dovuto in un certo senso. Comunque c'è il discorso che nella storia, negli ultimi anni, dice che il Cosenza, o partecipando ai playoff, o partecipando ai playout, è riuscito a portare a casa il rispettivo risultato. Ai playoff diversi anni fa, da quinta riuscì ad approdare in Serie B vincendo la finale col Siena. I playout che ha fatto negli ultimi anni, che hanno messo in seria difficoltà le coronarie dei tifosi del Cosenza e dei Assolutamente calabresi, sono stati portati a casa i risultati, anche in posizioni di svantaggio, ricordo con il Brescia. Il sì. Brescia era arrivato quintultimo, il Cosenza quartultimo, e sappiamo tutti come è andata a finire. Sì, assolutamente sì. Quindi, insomma, davvero la piazza di Cosenza merita ora un upgrade per quelle che sono le aspettative, i progetti, i programmi della società. Io ringrazio Francesco A te. Caruso per essere intervenuto con noi questa sera. Ci risentiremo magari, chissà, fra qualche settimana nelle prossime puntate. Grazie, Francesco. D'accordo, buona serata a tutti, ciao Stefani e buon lavoro. E noi continuiamo a parlare però di Catanzaro-Brescia, della sfida di domani sera al Nicola Ceravolo, perché ci andiamo a sentire quelle che sono state le considerazioni pre-gara del tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini. Questa è una settimana che ho dovuto fare pochissimo lavoro, fatta soprattutto l'ambiente, i tifosi nostri, ha fatto tutto ciò che ci circonda, perché comunque i ragazzi, diciamo, sentono questa partita, quindi c'è stato poco da fare. Abbiamo lavorato sulle cose che dobbiamo fare in partita. Dobbiamo avere la capacità di lavorare con le massime attenzioni, perché dobbiamo avere molta calma, dobbiamo avere molta cattiveria su certe situazioni, dobbiamo avere la capacità di gestione, dobbiamo avere la capacità di aggressione. Insomma, è una partita dove dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità, dobbiamo mettere in campo la nostra mentalità. Noi siamo una squadra che sempre giocato per il risultato. Non siamo una squadra che ha fatto del bel gioco il fine a se stesso, ma siamo una squadra che vogliamo vincere in ogni situazione, in ogni circostanza, quindi di conseguenza penso che cercheremo di farlo anche nel miglior modo possibile in queste partite che mancano. E poi ci dobbiamo divertire, dobbiamo avere la capacità di allungare il più possibile le partite da qui alla fine. Più ne facciamo e meglio è, perché ci divertiamo e perché facciamo divertire il nostro pubblico. E quindi domani tutti allo stadio a dare il massimo che si può dare. No, no, arriviamo benissimo, arriviamo bene, perché giustamente il campionato
di B lo sapevamo da quando siamo partiti, io l'avevo detto alla società, i direttori lo sapevano, insomma la rosa è ampia, abbiamo soluzioni, abbiamo capacità di avere altre caratteristiche, abbiamo visto che siamo tutti pronti e quindi di conseguenza se manca qualcuno è un peccato, però siamo molto molto tranquilli e pronti per questa partita. Allora, per questa partita sicuramente non sono della partita Ghion, Ambrosino, D'Andrea e Situm, gli altri sono tutti a disposizione. E noi non stiamo lì, non abbiamo mai fatto quello di cercare di speculare o di vincere con diciamo accorgimenti, con furbizie. Noi dobbiamo giocare la partita per fare bene, per fare un'ottima prestazione. Chiaro che quando diciamo così significa che si gioca per fare risultato. Ma guarda, il Brescia è una squadra molto ben definita, c'è un allenatore molto esperto, un allenatore che tatticamente la squadra l'ha messa bene in campo per tutto il campionato. Quindi noi sappiamo benissimo cosa troviamo, sappiamo benissimo insomma le situazioni che abbiamo, ci aspettiamo sicuramente un'aggressività molto più alta, ci aspettiamo una determinazione da parte loro molto più intensa di quella del campionato, ci aspettiamo, voglio dire, la lotta fino all'ultimo istante per cercare diciamo il risultato. Sono cose che in queste partite qui sono partite, diciamo, che non sono come le altre, sono partite dove si va ad amplificare tutto quello che bisogna fare in campo e loro lo faranno. Noi in campionato abbiamo fatto all'andata un primo tempo forse secondo me il più bello di tutto il campionato, perché abbiamo fatto una partita straordinaria, vincevamo 2-0, poi abbiamo avuto un secondo tempo col vento contro, loro hanno avuto grande capacità di lotta fisica e soprattutto di crearci dei problemi sotto l'aspetto proprio di aggressività. Il ritorno è stata una partita, diciamo, giocata bene da entrambe le squadre e loro ci hanno messo in difficoltà su alcune cose. Noi penso che abbiamo fatto anche una buona partita, quindi adesso vediamo quello che succede domani. Ed ora ci occupiamo invece di Serie D che va avanti, perché domenica prossima, 19 maggio, c'è l'impegno della finalissima playoff nel girone I tra Siracusa e Reggio Calabria, una sfida che deciderà molto, forse poco, forse nulla, insomma è una sfida che comunque alla quale comunque la formazione Amaranto tiene tantissimo per quantomeno porsi nelle condizioni migliori possibili per quello che poi potrebbe magari chissà succedere nel corso delle prossime di settimane, dei prossimi mesi. Parleremo del playoff, quindi della finalissima playoff tra Siracusa e Reggio Calabria, ma anche di quello che è stato il playout tutto calabrese fra San Luca e Locri, vinto dal Locri che resta quindi in Serie D, con il collega di Stadio Radio Emilio Lupis che è in collegamento con noi. Buonasera Emilio. Buonasera a te Stefania, a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi, perché insomma abbiamo voluto un esperto di Serie D per provare a fare un po' il quadro di quello che è successo, soprattutto in coda. Partiamo da lì, perché quello è sì un verdetto definitivo con la retrocessione in eccellenza del San Luca e la permanenza, la salvezza per il Locri dopo una stagione tribolata e difficile per entrambe. La stagione del Locri, partiamo da qui, perché sì, si salva la formazione regina, però dopo quello che era stato il campionato straordinario, strepitoso della scorsa stagione, insomma ci si aspettava forse qualcosina in più. Ma io credo che la stagione del Locri, come quella di tutte le calabresi escluse di Bonese e Regina, sia stata veramente una sofferenza incredibile. Sì. E solitamente con i punti raccolti in campionato tanto dal Locri quanto dal San Luca si retrocede. Cittanova l'anno scorso con 28 punti è retrocesso in anticipo, diciamo, segno di un campionato verosimilmente non così tanto competitivo. Il Locri ha avuto da una parte un po' di fortuna, perché non si può negare, dall'altra però c'è stata la tenacia
perché contrariamente a quello che abbiamo letto anche rispetto ad altre piazze, in qualche modo si è tenuta sempre la barra dritta e poi alla fine, in una partita su un campo difficile, con una squadra che in trasferta aveva vinto soltanto 2 volte, una delle quali contro una gioiese non ancora rinforzata, ha tirato fuori, diciamo, tutti gli artigli, ha fatto valere un po' magari del peso della storia che loro si porta nel dilettantismo, e in una gara che comunque è stata anche di sofferenza, è arrivata una salvezza che secondo me adesso va vista come una sorta di dono da non sprecare per il futuro, perché io credo che la Serie D necessita da un lato sicuramente soldi, ma dall'altro con un po' di intelligenza si può rendere sostenibile. Io nella sostenibilità metto sempre una cosa importante, che la retrocessione non deve portare uno sconquasso qualora arrivasse, perché prima o poi il lotto in eccellenza secondo me ci torna, e lo dico da Locrese tra l'altro, quindi non me lo auguro. No, è chiaro che poi insomma ci sono quelli che sono i cicli delle varie società, delle varie realtà. Intanto la piazza di Locri mantiene la Serie D ed è sicuramente importante. Tra l'altro, e ti voglio sentire anche su questo punto, una vittoria per 2-0 arrivata al termine di una gara che sembrava potesse anche non giocarsi per quello che era successo prima. Insomma, si è parlato di un'intossicazione rimediata da alcuni giocatori del San Luca. Che cosa è successo? Allora, quello che è stato denunciato è che alcuni giocatori, sette, hanno sentito, diciamo, dei fastidi allo stomaco, fastidi intestinali, con tutto quello che ne consegue. Non entro nel dettaglio, ma lo possiamo immaginare tutti. E poi c'è stato un controllo fatto anche all'ospedale di Locri, che è comunque dato esiti negativi, fermo restando che in genere per queste questioni le partite non vengono rinviate. Ci sarà probabilmente un approfondimento per capire quello che è successo. Quello che poi, diciamo, risulta è che la partita si è giocata, la distinta del San Luca apparentemente non aveva delle defezioni. Dico anche che il San Luca la partita l'ha giocata bene, ci sono non solo gli highlights ma anche gli integrali, quindi io non so quanto possa aver inciso questa faccenda, penso poco perché comunque nelle dichiarazioni del post partita né i dirigenti né anche Renato Mancini hanno sottolineato questo aspetto. Resta comunque, Emilio, al di là della salvezza dell'Ocri, un campionato, come dicevi all'inizio, davvero tragico, terribile per le formazioni calabresi, con Lamezia che si è ritirato in larghissimo anticipo, le retrocessioni d'ufficio, insomma, di Gioiese e Castrovillari, e ora quella del San Luca, davvero una moria. Una moria che deve fare riflettere perché perdiamo Gioia Tauro, che è il secondo centro della provincia di Reggio Calabria ed è comunque una città potenzialmente molto ricca vista la questione Porto. Castrovillari nel dilettantismo e non solo ha scritto delle pagine incredibili e vedere ridotto il Castrovillari in questo modo ha fatto veramente male. Alla fine Locri si è salvato, però sul San Luca dico una cosa che ho detto anche nel corso della stagione. La cosa che mi è dispiaciuta di più è stato vedere tanti dirigenti che con estremo sacrificio ed entusiasmo hanno portato San Luca a questo punto, questo entusiasmo lo hanno perso, cioè si è avvertita stanchezza. E allora credo che il calcio dilettantistico calabrese debba porsi qualche domanda, da un lato sotto quello che è proprio l'aspetto gestionale e logistico a 360 gradi, ma anche quelli che sono i costi nelle retrovie, perché se per vincere un'eccellenza si spendono molti più soldi di quanto poi non costi la salvezza in Serie D, ma ti ritrovi senza le coperture, il rischio di fare figure barbine è tanto, per due motivi. Il primo perché noi non abbiamo grossi centri, cioè in Sicilia orbitano Palermo, Catania, Messina, che sono grandissime città, la Campania neanche lo sto a dire. Noi, la città più grande che abbiamo è Reggio Calabria, che è comunque molto più piccola rispetto a queste. E quindi credo che bisogna un attimo spolverare quell'intelligenza della quale parlavo per compensare magari con competenze e oculatezza quello che invece i numeri danno in favore di altre regioni. Sì, è davvero un'analisi che devono fare necessariamente i dirigenti calabresi perché, insomma, quello che è successo quest'anno è davvero allarmante. Bisogna, progettare e programmare in maniera oculata le stagioni, non partire, insomma, in maniera improvvisata e senza un programma a lungo termine, perché questi poi sono i risultati. Sicuramente programmi, più articolati li avevano fatti
Reggio Calabria e Vibonese, che si sono affrontate nella semifinale playoff del girone I domenica scorsa al Luigi Razza. Vittoria di misura della formazione di mister Trocini grazie a un gol neanche a dirlo del solito Nino Barillà, e quindi Reggio Calabria che approda in finale dove affronterà il Siracusa. Serve un'impresa in un certo senso, Emilio, perché nei due scontri in campionato la Regina, chiamiamola Regina, dai, alla fine ha sempre perso contro il Siracusa, quindi serve un'impresa per sfatare questo tabù e per cosa? Continuare a sognare, a sperare? Guarda, non lo so, perché la stagione della Regina o LFA Reggio Calabria è stata particolare, nel senso che è partita talmente ritardo che l'errore è stato quello di non dire non puntiamo a vincere ma puntiamo a fare bene, perché comunque io capisco le esigenze della piazza, ma partire quasi a metà settembre è un dazio che si paga. Questa squadra arriva dove arriva perché ha ottimi giocatori, ma consentimi di dire una cosa: Bruno Trocini è uno dei più grandi allenatori che abbiamo in questa regione e qualcuno lo deve dire in maniera chiara. Lo faccio io e premetto una cosa: io con Bruno Trocini forse non ci ho mai parlato, quindi è proprio perché l'ho seguito e so di che cosa si tratta. I numeri per vincere, perché dovrà vincere necessariamente la partita, a questa squadra non mancano, perché sono due grosse squadre. Adesso diciamo la Regina è pienamente in forma, dopodiché verso cosa si andrà non lo so, perché ricordiamoci che c'è adesso il bando per quanto riguarda l'acquisizione del marchio. Sappiamo che oltre l'attuale LFA Reggio Calabria ci sono altre figure, oltre quella di Barbecchi, che è forse la più nota, che orbitano intorno a questo marchio, e credo che intorno a questo marchio poi si capirà quello che sarà il futuro della prima squadra di Reggio Calabria, anche perché, e qua magari mi farò qualche nemico, a prescindere da quelle che sono i sentimenti dei tifosi, sono fallite tantissime squadre, soprattutto al sud: il Napoli, il Bari, il Catania, il Palermo, il Messina stesso, il Cosenza quando fu. Le storie di marchi, di matricole ormai non interessano più a nessuno. C'è una prima squadra che si prende la ribalta e tutti vanno lì. Forse l'unica eccezione in Italia la potrebbe avere fatta il Chievo Verona, che non ha mai conquistato i cuori dei veronesi, che sono rimasti ancorati all'Hellas. Ma per il resto racconto un aneddoto personale: io ho un caro amico di Avellino che quando l'Avellino fallì disse no, io allo stadio non ci andrò mai più perché il mio Avellino è morto, e adesso si sta esaltando perché l'Avellino potrebbe tornare in Serie B. Ma è giusto. È chiaro che la tifoseria, insomma, la fede dei sostenitori funziona così, nel senso che certo, si è tanto e spesso, forse troppo, ancorati a denominazioni, marchi, simboli in un certo senso, che poi però necessariamente cedono il passo. È chiaro che l'acquisizione della denominazione Regina credo che sia un atto dovuto e che alla quale si andrà poi incontro, perché cambiare denominazione non è impossibile, non c'è niente di cioè giusto una questione burocratica e di tempi, ma quello sarà. Il marchio diventa già qualcosa di più complicato, ma comunque l'iter è avviato da parte della nuova proprietà Amaranto. I tifosi sono impazienti, è vero, però forse dovrebbero anche valutare quanto in ritardo sia partita questa società, di certo non per demeriti e colpe di questa società, alla quale forse si può rimproverare di non aver fatto un mercato a gennaio carico di grandi colpi, alla quale si può forse rimproverare qualche aspetto, qualcosa insomma dal punto di vista della comunicazione, insomma. Però credo che, come diceva bene Emilio Lupis, quello che ha fatto Bruno Trocini, quello che ha fatto questa squadra è sotto gli occhi di tutti. Tra l'altro è una squadra, l'LFA Reggio Calabria, che è partita sì in ritardo, senza preparazione, con preparazione fatta durante la stagione, quindi giocando partite ogni tre giorni in avvio di campionato, ma poi con giocatori che arrivavano di continuo, perché fino a gennaio sono arrivati giocatori di fatto ogni settimana. Quindi anche per Trocini trovare quello che era l'assetto giusto, che è riuscito a trovare forse nell'ultimo mese, mese e mezzo, è stata dura. Un po' come il vino, deve decantare. Ci è voluto un po' di tempo per allestire questa squadra, ma aggiungo anche un'altra cosa. La Regina poteva anche
trovare l'accordo per portare via l'Inter e impiantarla a Reggio Calabria. Questo campionato di Serie D a gennaio ormai era in mano al Trapani saldamente, cioè il Trapani ha fatto un macello di punti, quindi hanno fatto bene invece secondo me a non disperdere risorse. Adesso si possono giocare all'arma bianca questo playoff che io mi auguro possa significare qualche cosa. Se non significherà nulla, però credo che i tempi siano maturi per fare una riflessione sull'utilità di questi spareggi, cioè o almeno vai a garantire un posto, non dico tanto, ma almeno uno, altrimenti sottoponi le squadre a delle spese inutili, perché ecco, la Regina magari se li può permettere questi soldi, la Cireale sono grandi piazze, ma l'anno scorso il Lord è arrivato in finale, l'ha persa contro il Trapani e il Trapani è ancora qui. Sì, no, infatti sono un paradosso, perché si perde anche l'appeal di quelle che possono essere le ultime giornate di campionato, con squadre che magari valutano di ritenerli appunto inutili e non doversi sforzare oltre per riuscire a raggiungerli, altre squadre che magari giusto per il prestigio, per il blasone, come forse è stato quest'anno, hanno avuto l'intento di guadagnare una posizione nel post season. Però è chiaro che far spendere ulteriori soldi a squadre, società, realtà, insomma, che continuiamo a definire sempre in difficoltà, perché la Serie D è una categoria nella quale comunque si perde col calcio, non ci si guadagna nulla, insomma, mi sembra veramente aberrante. Bisognerebbe un attimo rivedere, come dice Lupis, garantire almeno una posizione, non dico tanto, ma almeno una sui 9 gironi sarebbe il caso di garantirla, per mettere un po' di pepe alla post season e non renderlo insomma solo fine a se stesso. Trocini, dopo la vittoria sulla Vibonese, ha parlato di dare un contentino in un certo senso ai tifosi per nel caso in cui arrivasse questo successo a Siracusa. È chiaro che non sarebbe l'obiettivo che i tifosi si aspettavano, però forse era il massimo obiettivo raggiungibile a questo punto. Emilio? Probabilmente sì, ma io ti dico anche un'altra cosa. Io sui play-off e play-out ho un'idea un po' folle. Cioè, secondo me bisogna trovare un sistema alla fine per fare uno spareggio tra la squadra della categoria inferiore e quella di categoria superiore, perché questo io credo che ti porta a migliorare il livello di tutti. Cioè, dico, per dire, tu prendi la peggiore squadra che si è salvata della Serie C e le fai fare il play out in quel caso contro la migliore dei playoff di Serie D. Cioè, secondo me il livello deve salire necessariamente. Immagino anche in Serie A uno spareggio tra la quarta ultima e la perdente playoff di Serie B. Cioè, aumenti lo spettacolo, aumenti l'adrenalina e dai un senso a queste cose, altrimenti tu condanni delle squadre, alle volte di centri piccoli, ad un mese di gestione in più che non serve a nessuno, non serve proprio a nessuno. Sì, infatti, insomma, si rischia di vedere infranti i sogni di tanti tifosi che magari saranno quelli del Siracusa, saranno quelli della Regina, che vincendo i playoff potrebbero rimanere con un pugno di mosche in mano. È chiaro che la posizione del Siracusa è un attimo migliore rispetto a quella della formazione Amaranto, perché insomma nella graduatoria dei ripescaggi sta posizionata decisamente meglio, è la prima in classifica, però è chiaro che resta il punto interrogativo. Emilio, ti voglio sentire anche su quello che è stato il campionato della Vibonese, perché la squadra di Boucher ha fatto una prima parte, due terzi diciamo, di stagione assolutamente straordinari, sopra le righe, per poi chiudere un po' in affanno, insomma, con prestazioni meno brillanti, risultati meno brillanti, e poi questa prova domenica scorsa contro la LFA Reggio Calabria, deludente sotto molti punti di vista. Io per lunghi tratti ho visto la Vibonese come forse la vera antagonista al Trapani per quell'intelligenza nella costruzione della squadra e per la preparazione del mister, che è uno che non ha bisogno di presentazioni per quello che ha fatto sia da calciatore che anche da allenatore ad Empoli. Credo che anche qui alla fine la Vibonese è arrivata a un certo punto, ha capito che quell'obiettivo del salto di categoria non sarebbe arrivato, e poi sai, la motivazione a un certo punto fa la differenza, magari giochi con meno intensità o meno convinzione, può capitare la partita dove l'avversario che è meno bravo di te, è tecnicamente meno dotato di te, comunque perde, e dove invece la necessità di raggiungere l'obiettivo riesce a compensare la questione tecnica. Io credo che la Vibonese però ha spalle larghissime, è uno dei presidenti migliori possibili, e quindi, come dire, non è il passaggio a vuoto del finale di stagione che può compromettere quelli che sono i piani futuri
di una squadra che ha dimostrato più volte di sapere risalire dopo una caduta. Quindi io, fossi un tifoso rossoblù, sarei molto molto ottimista e sarei molto molto contento di quello che la Vibonese ha fatto quest'anno, specie in relazione all'anno scorso, dove forse spendendo molto di più le cose non sono andate affatto bene. Sì, assolutamente sì, anche se pare che Antonio Buscè sia già lontano da Vibo, nel senso che ci sarebbero sirene dalla Serie C per il tecnico Exempoli. Ecco, diciamo una cosa, la bontà del lavoro della Vibonese viene fuori anche in questo, perché comunque se un allenatore viene poi richiesto in categoria superiore vuol dire che ha fatto bene. Io penso però anche che la Vibonese è una di quelle società che potrebbe meritare il permanere in una categoria inferiore in base a quella che sarà la progettazione, ma queste sono vicende che si approfondiranno penso nei prossimi giorni, poi è chiaro se arriva una pretendente magari alla Serie B, perché comunque ribadisco, Boucher ha una storia importantissima dietro, diventa difficile mantenerlo. Ma io sono convinto che la Vibonese l'anno prossimo sarà nuovamente una squadra da parte altissima nella graduatoria. Sto per salutarti e ti chiedo un'ultima cosa sulla sfida di domenica prossima tra Siracusa e Reggio Calabria. Reggio Calabria che ovviamente avrà un solo risultato a disposizione, deve vincere, quindi strappare l'intera posta in palio per vincere appunto questi playoff di Serie D. Siracusa al quale basterà il pareggio, ma può in un certo senso sfruttare la formazione dei Trocini il fatto di essere reduce da una serie positiva importante, di aver trovato finalmente la condizione, a dispetto di una squadra, il Siracusa, che è un po' come la Vibonese, persa la possibilità di agganciare il Trapani, ha un po' tirato il freno a mano e quindi cominciato a fare calcoli e risparmiarsi. Guarda, ti dico, lo può fare, ma ti dico anche un'altra cosa. Nella preparazione del play-out, mister Panarello ha detto ai suoi ragazzi, giocate tranquilli perché il risultato è solo uno. La Regina è sicuramente molto più forte dell'Orri, ha dei giocatori molto più esperti, quindi questa consapevolezza potrebbe giocare a favore, perché poi sai, magari se riesci a tenere il pareggio fino alla fine, chi sta in casa inizia a speculare un Sì. pochettino, hai visto male l'errore tecnico, perché poi comunque siamo sempre in Serie D, e quindi Ci può l'errore ci può stare. stare, altrimenti parleremo di altre categorie. Hai visto mai che Renelus, per esempio, non fa gol? Quindi ho fatto il pronostico 0-1 con un solo E chissà che non sia così, magari lo commenteremo la settimana prossima. Grazie ad Emilio Lupis per essere stato con noi e quindi per aver un po' fatto il sunto su questa Serie D, sui titoli di coda di fatto di questa Serie D 2023-2024. Grazie. Grazie come sempre a te Stefania e a tutti voi, sono sempre a vostra disposizione. Alla prossima. E con questo punto sulla Serie D, con l'intervento di Emilio Lupis, si chiude questa ennesima puntata di Tutti nel Pallone. Noi ci rivediamo venerdì prossimo perché ci sarà ancora da parlare appunto dell'esito di questa finale playoff di Serie D, ma anche e forse soprattutto di quello che sarà il cammino playoff del Catanzaro. Ci rivediamo venerdì prossimo.